Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Informa 360 per la rubrica Lavoro e Ispettorato. Quest'oggi andremo a vedere come l'emergenza coronavirus ha impattato sul contratto a termine. In particolare, andiamo a vedere come sono state modificate le norme in materia di proroga e di rinnovo dei contratti a termine. Da prima, col decreto Cura Italia, vista l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro che accedevano agli ammortizzatori sociali, di cui l'articolo 19 e 22 del DL 18-2020, è stata consentita, ed è tuttora possibile, andare in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 32 del DLGS 81-2015, ovvero di poter procedere nel medesimo periodo al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Pertanto, in virtù di questa deroga, è possibile prorogare e rinnovare i contratti a tempo determinato, bypassando la regola generale che prevede appunto un divieto alla posizione di un termine al contratto di lavoro, qualora l'azienda abbia in corso nella medesima unità produttiva una sospensione dal lavoro o una riduzione dal lavoro per via di cassa integrazione guadagni. Tale deroga opera anche bloccando allo stesso tempo la sanzione ivi prevista, che dispone la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Come detto in apertura, la deroga investe anche la possibilità di utilizzare i contratti di somministrazione del lavoro. Altra deroga che ha interessato il contratto a termine è la proroga del cosiddetto contratto a causale. Inizialmente col decreto rilancio e successivamente col decreto agosto, infine confermato dalla legge di bilancio 2021, la legge 178-2020, è stata quindi prevista la possibilità, in deroga all'articolo 21 del DLGS 81-2015 e fino al 31 marzo del 2021, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro a tempo determinato anche in assenza delle causali di quell'articolo 19 del DLGS 81-2015. Riprendiamo dunque queste causali, al di là di quelle sostitutive, si ricorderà che le causali previste erano esigenze temporanee e oggettive, estranee all'attività ordinaria, e esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Quindi, pertanto, in virtù di questa deroga che opera fino al 31 marzo 2021, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti per una sola volta, in deroga alle causali appena indicate. Successivamente, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota del 16 settembre 2020, ha dato un'interpretazione estensiva di questa deroga, disponendo di fatto che si possa andare anche oltre il numero massimo di proroghe di un contratto e anche oltre i cosiddetti periodi di cuscinetto. Quindi, se il rapporto di lavoro è stato oggetto di quattro proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima del cosiddetto periodo di cuscinetto. Particolare attenzione andrà focalizzata sulla scadenza quindi del 31 marzo 2021, il quale va a intendersi come termine esclusivamente riferito alla formalizzazione della proroga o del rinnovo. Quindi questo vuol dire che gli effetti della proroga o del rinnovo non devono esaurirsi entro il 31 marzo 2021, ma è l'atto di proroga o di rinnovo che deve essere compiuto. Attenzione in questo caso a non anticipare il provvedimento derogatorio rispetto alla naturale scadenza del contratto per non incorrere eventuali sanzioni, quali per esempio l'elusione normativa. Si ricorda infine che è sempre possibile la deroga assistita oltre il termine dei 24 mesi presso le varie ITL competenti. Vi ringrazio, alla prossima puntata.